Oggi ci facciamo questa qui. Su questa macchina qui, lui in 15 anni non gli ha mai fatto niente. Infatti abbiamo tutta la vernice che è originale. È sbiadita, però è originale. Ecco, dopo ve la faccio vedere in quella zona lì, perché adesso gli devo verniciare queste modanature qui. Queste qui si possono ripristinare. Quindi dobbiamo lucidare la macchina, la carrozzeria, ripristinare le modanature e ripristinare i fanali. È un lavoro dove tu vai a spendere circa mezzo stipendio, però vale la pena? Vediamo la fine. Adesso vi faccio vedere intanto il punto di partenza. Io inizierei con la parte un pochino più facile, ripristino gofrature. Lo farei un passaggio unico, non ha senso spaghettare con l'antisilicone e poi incartare. Incartiamo prima, andiamo a delimitare tutto il nero, tutta la parte che non è da ripristinare. Finito di incartare, per quanto riguarda la preparazione, paglietta grigia, antisilicone, diamo una carteggiata a mo' di pulizia. Questo qua è un lavoro abbastanza semplice, quello che ti impegna più tempo è incartare tutto quanto, ci ho messo un paio d'ore. Paglietta, antisilicone, mo' di pulizia e siamo pronti per la verniciatura. Usiamo questo qui della Chameleon. Sembra nuova. Fatte le fasce, prendiamo la macchina e la andiamo a lucidare in quella zona lì. Comunque, per verniciare questo nero qua, abbiamo incartato questa parte qui. Ora, visto che dobbiamo lucidare questa parte qui, dobbiamo incartare questo nero qui. Fatto anche questo, direi che possiamo iniziare a lucidare. In realtà abbiamo saltato un paio di passaggi perché quando l'abbiamo lavata abbiamo usato questo, Fallout Remover decontaminante chimico e questo pongo qui, la clay bar, decontaminazione meccanica. Questo ti permette di avere una superficie liscia in modo da non andare a lucidare sopra la resina, sopra i moscerini e sopra tutte quelle robe lì. Quindi ora siamo pronti per la lucidatura e partiamo direi col tampone di lana. È una lucidatura a due step. Mi sono sbagliato all'inizio, questa qui non è lana, è microfibra fatta con la pasta verde, è una pasta un pochino più grossa, toglie tanti graffi però ne fa anche, quindi per questo usiamo il secondo step, una pasta un pochino più morbida, la Final Cut 9000 e il tampone bianco. Ora dal video non si nota, però dei micrografi creati dal tampone ci sono, qualcosina c'è, qualche imperfezione c'è.
Direi che abbiamo finito di lucidare. Facciamo i fanali. È fatta, l'abbiamo finita. Questa qui sembra un'altra macchina, ve la ricordate com'è arrivata? Allora, un paio di problemi li abbiamo sul cofano e sul tetto. C'è un po' di resina, però io non andrei a spendere dei soldi per una macchina che ha 15 anni. Non andiamo a fare tetto e cofano perché va bene così. Del resto la macchina va bene, dai, è lucida, sembra nuova. Guarda che spettacolo. Guarda. Secondo me di meglio non si può fare. Secondo me, poi magari voi sì e io no. Sicuramente ti starai chiedendo quanto ho speso, però non te lo posso dire perché ogni macchina è diversa, colori diversi, graffi diversi, vedi qua li abbiamo fatto, le fasce le abbiamo verniciate, lucidatura completa, ripristino fanali. Vale la pena perché comunque lucidare la macchina torna come nuova. Ora i miracoli non li fai perché due ritocchini a pennello glieli abbiamo fatti, però non ha senso andare a riverniciare un paraurti per una sassata così piccola. Sono il primo a consigliarti non verniciare il paraurti per una sassata così piccola, però secondo me vale la pena spenderli due soldini per lucidare le macchine. Guardate che bella che è!